Buon pomeriggio a tutti, domenichini, bentrovati allora. Io sono pronto. Se voi siete pronti sul divano possiamo iniziare perché abbiamo una carrellata di prodotti esagerata oggi. Devo fare un'azione prima di tutto. Allora, siccome abbiamo oggi un hard soap di Harris Harlington, per chi se lo ricorda, e devo utilizzare subito dell'acqua calda per metterlo a regime, eh? Perché sarà qualche anno che non lo utilizzo. Allora, voi sapete benissimo che gli hard soap necessitano di acqua calda. Vado a prenderla. In realtà sono alla macchina del caffè, quindi puoi erogare tranquillamente acqua calda dal beccuccio. E quindi benissimo. Così quella giusto quel velo per sciogliere il soap. Poi, cosa abbiamo ancora? Altra azione. Oggi volevo mettere il pre-barba, quindi ho Nox Zema, vecchia, di vecchio utilizzo perché comunque era un po' che non lo utilizzavo più. Volevo fare addirittura il panno caldo, però per la zona sottostante. Intanto il microfono lo mettiamo lontano dall'umidità. Mettiamolo questo pre-barba. Vecchi profumi, ragazzi. Qua. E oggi abbiamo un bel po' di prodotti, eh. Per quattro peli, ma è la rifinitura però. Poi cosa faccio? Vado ad armare un bel rasoio che avevo acquistato 3 o 4 anni fa, questo Phoenix Double Open, eh? Questo è un Double Open, ho visto. Questo cos'è? Deve essere una salvietta per pulire il rasoio, lucidarlo. Phoenix Double Open che mi servirà appunto per togliere questi quattro peli. Com'è piccolo questo rasoio? È proprio piccolo. Guardate il pettine doppiamente aperto, sia sulla coprilametta sia sul pettine, che è piuttosto arcuato, devo dire. E vediamo un po' con queste lame che fanno parte della mia collezione acquistata qualche anno fa, che sono ancora integre, nuove. Queste ball, che naturalmente avrò difficoltà nell'aprire. Ah, eccole qua, ecco il lembo ball. Allora, naturalmente non mi è servito a nulla il tracciante dorato,
Ball, vediamo come sono queste ball. Dove le fanno? Importate by Erina CO Inc. Te. Sono queste ball. Capire da dove arrivano è un dilemma, è un dilernia. Do not wipe. E non c'è scritto, comunque sono super platinum, quello sì, eh. Super platinum, super scorrevoli, quindi. Belle, sono senza colla. Super platinum, allora. Le trovo molto carine queste lame, ultra flessibili. No, mica tanto, eh. Non sono morbidissime. Mi faranno arrabbiare un po' questo rasoio con questa testa così. Così curva. Ho serrato bene così almeno non flette, non fa vibrare la lama. Guardate anche il gap comunque tra lama e pettine. Se non serrate bene il rasoio, la lama, se non è morbida, questa è rigida, quindi tenderebbe ad alzarsi un poco, eh. Va bene, direi che è tutto pronto. Un caffè ci sta, no? Noi ho messo a bagno il mio Frank Schaving, che oramai ci fa compagnia quasi tutte le settimane, un misto tasso e sintetico, con l'hard soap ci sta benissimo. Io direi che il caffè ci sta bene. Il prebarba ha agito perché sento una frescura, un calore, un fresco e caldo insieme. Caffè allora, caffè dunque, qui come siamo messi col caffè? La tazzina l'ho scaldata con l'acqua calda, per cui posso riversare nel lavandino e vado a produrre l'elisir. Eccolo qua. Ecco il mio caffè che ben cremoso, molto diverso da prima. Oh, finalmente. La macchina prima era nuova. Non male. Adesso che la macchina inizia a fare qualche caffè, siamo una cinquantina oramai, quindi non sembra, ma i caffè vanno comunque. E dopo una cinquantina di caffè inizia a dare qualche segno di usato, no? Allora possiamo iniziare con Diarrhea Harris. Arlington Hard Soap, che naturalmente ha già assorbito tutta l'acqua che gli avevamo dato. Eh?
sono andato ad asciugare il pennello, altrimenti è troppo acquoso. Per me va bene così. In teoria andrebbe stemperato un po' nella ciotola, proprio per far sviluppare all'interno del ciuffo il sapone, però può andare bene anche così, perché tanto la zona di rasatura è limitata, quindi la zona di sviluppo sarà direttamente la zona di rasatura. Benissimo, possiamo procedere con Phoenix Double Open. Io ho sentito un taglietto, Può darsi che mi sbagli, però Double Open, che non serve a moltissimo nel mio caso, però non so, allora non era un taglio, forse era lo strappo di un pelo allora. Meglio. Col tasso era meglio lo sviluppo nella ciotola del pennello, perché vedo che non riesce a svilupparsi, se l'è mangiato tutto
il pennello senza catturare aria. Dovrebbe andare bene. Vediamo. Adesso vado a prelevarne un po' e in ciotola. Così è decisamente meglio, eh. Casa è meglio. Rade comunque questo Phoenix Double, eh. Per me basta così. Intanto che scende l'acqua ben calda, perché non è detto che arrivi subito. Metto in sicurezza il microfono.
Facciamo un bel risciacquo. Ecco qua, ci sono, più che risciacquo è il bagnare la barba. Niente, allora non mi ero tagliato, avevo strappato un pelo, ma la sensibilità era piuttosto alta, quindi ho sentito il... ho avuto percezione di un taglio, ma non era così. Bene, allora vado a pulire un po' la superficie, cioè non la superficie, la bowl del Arlington. E a questo punto passiamo allo shampoo barba. Avevamo detto ieri di utilizzare insieme questo nuovo prodotto che ho preso su Amazon, Oak, quindi vediamo com'è questo Oak. Nuovissimo. Shampoo barba, quindi. La profumazione è che spicca subito, è l'agrume. Agrume legno. Piuttosto naturali, perché si avvicinano a quelli vivi, reali. Sento un profumo anche di cordame, di corda. Non lo so, ho questa percezione di corda. E uno dice, ma che profumo ha la corda? E ce l'ha un profumo particolare la corda, eh? Bello questo shampoo, vedi, anche buono. Ecco qua. È piacevole lo shampoo. Quanto può essere piacevole uno shampoo alla barba, e lo sa solo chi ha la barba. Ma più o meno si avvicina a quello dei capelli, eh?
come sensazione, nel senso di del dopo shampoo. Eccomi qua allora. Intanto devo pulire un po' anche il pennello e i residui dell'hard soap, se no rimane bianco. E poi lo lascio a bagno un qualche minuto in acqua calda, così almeno più che calda tiepida. Tanto nel caso ci dovesse essere qualche biancore, quello non è il calcare, l'acido, cioè non è. La stearina che disciolta, che poi si deposita sul pennello. Basterebbe un po' di aceto, qualcosa per pulire, no? Perché si scioglie poi. Allora, oak, non è male questo bird wash. Allora, bird wash, mettiamolo via. Poi cosa manca? Dunque, cera, mancherebbe la cera, però prima di mettere la cera io metterei la colonia, perché altrimenti poi con la cera va a sciogliermi, visto che l'app è uno splash, l'applicazione. E quindi allora, colonia, oggi abbiamo la colonia di Harris Arlington. Arlington, chi è che se la ricorda? Chi si ricorda la colonia Arlington? Una tra le migliori, prodotto inglese. Ricordo che la colonia è senza l'aggiunta di idratanti, quindi va utilizzata poi addizionata di un idratante, se lo volete mettere sulla pelle. Io adesso l'ho messa sulla barba, profumatissima, ragazzi. Colonia Arlington, mazza com'è forte la Arlington, freschi veramente, profumi agrumati legnosi che stanno benissimo con una barba, gli danno un aspetto molto elegante, anche se non l'ho pettinata, magari lo faccio più tardi, però, perché adesso voglio mettere in l'applicazione anche di oak la cera baffi. Anche qui perdo i pezzi, naturalmente di Lernia perde i pezzi. Sto diventando vecchio, quest'anno saranno 52 anni, quindi natural bird care, quindi natural bird care. Allora prendiamola questa cera, la scaldo un attimo. Prendo ancora un po',
Questa è più tenace del balsamo. Mantiene di più la forma, magari qualche problema poi sul prossimo shampoo bisogna bagnarla molto di più la barba perché diventa quasi impermeabilizzata, eh? Beh, in effetti mantiene la forma. Ma io è serpico sono. È serpico, eh? Bene, dopo questa confinatura, mazza quanti prodotti, ho il banco qua che è pieno di prodotti. Beh, ricordate che comunque la confinatura o la rasatura è un piacere, no? Vabbè, io lo faccio per stare in compagnia con voi, dovessi farlo da solo non lo so se utilizzerei tutti questi prodotti, eh. Diventa veramente un appuntamento. È un po' come, che ne so, andare al cinema a vedere, che ne so, Mission Impossible. Poi sono cose che non è che nella vita reale esistono. Magari sì, possono esistere, però fanno parte di un'elite che non è comprensibile, no? Cioè non è di uso comune. Quindi io sì, tiro fuori tutti questi prodotti. Beh, per stare un po' in compagnia, si intende, no? Per divertirci un po' insieme. Mica uno deve essere fissato, adesso tira fuori 10 prodotti per farsi 4 peli. Però il risultato c'è proprio perché ho utilizzato tutti quei prodotti, quindi non tutti questi articoli, quindi uno fa alla fine quello che vuole. Io mi sento così, ripeto, dovessi farlo da solo nel mio bagno, non avrei tutta questa pazienza, lo faccio perché colloquiando con voi mi diverte anche, no? Quindi dare spazio all'informazione non è male. Andando nell'oculo adesso, vi anticipo già appunto di informazione che parleremo nella puntata di mercoledì. Buono questa linea Oak comunque, mi sembra molto naturale. Dicevo, parleremo nella puntata di mercoledì, della situazione, come spiegarvi senza fare troppo spoiler, vediamo. Dunque, cos'è quello? Puntata di mercoledì, ma chi se lo ricorda la puntata di mercoledì? L'ho fatta ieri sera però. Di cosa parleremo? Parleremo della innovazione dei prodotti. Come anticiparvi qualcosa? Innovazione dei prodotti intesa come la ricerca dei prodotti che facciamo noi autonomamente sul web ci può aiutare, cioè quando non ci propinano qualcosa attraverso la pubblicità, bensì siamo noi a cercare quello che ci interessa. E in questo caso farò vedere due articoli per me innovativi, magari voi li avete conosciuti prima di me. E che quindi hanno ragione di essere acquistati, cioè quando uno li ha presi scientemente, senza andare a farsi
infinocchiare con della pubblicità o che magari, che ne so, qualcuno vi ha propinato attraverso il web, attraverso la televisione, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un po' il succo del discorso di mercoledì. È una puntata piuttosto interessante e tecnica, perché vi faccio vedere anche questi prodotti e le potenzialità che io ci ho trovato, naturalmente, io, poi altri possono non interessare, naturalmente. Bene. Abbiamo visto quasi tutto nuovo, nel senso, o qualcosa che abbiamo rivisitato nel corso di scorse puntate di anni fa, oppure roba completamente nuova. Parlo degli articoli in video che ho utilizzato. Vi ringrazio per la visione, vi auguro buona continuazione di domenica. Riposatevi, perché domani ricomincia la settimana lavorativa. Io vi mando un abbraccio e vado col countdown. Un abbraccio l'ho detto, sì, un cuore anche. 3, 2, 1, click.